anche multimediale, insomma, le ricordavo le diavolerie, però infatti, a parte le consuete cartine, sarà possibile anche utilizzare gli smartphone, i telefonini, insomma, per avere le informazioni anche vocali camminando per Salerno e che conoscere tutte le tematiche delle luci. Facciamo questo ulteriore salto di qualità per incrementare questo evento turistico che ha assunto ormai dimensioni e ricadute economiche davvero eccezionali per tutto il nostro territorio. Offriremo la possibilità, soprattutto ai giovani, di utilizzare telefonini, smartphone per avere tutte le informazioni necessarie e per avere anche dei commenti audio sulle installazioni di Lucia Artista nella nostra città. Stamperemo 100.000 cartine con la mappa della città, con l'illustrazione delle singole opere. 10.000 di queste mappe saranno in lingua inglese. Sugli smartphone anche le spiegazioni vocali saranno in italiano e in lingua inglese. Cominciamo a fare quel salto di qualità assolutamente indispensabile per consolidare questo evento e per rafforzare la caratteristica di città turistica e dell'accoglienza della nostra città. Avrete rilevato in questi giorni, anche nel periodo più delicato dal punto di vista atmosferico, presenze incredibili. Cominciamo a registrare numeri davvero importanti. Nella giornata di ieri avevamo fra 90 e 100 pullman parcheggiati allo stadio Arechi, 80 nel giorno precedente. E ogni pullman sono 50 persone, cominciamo a registrare, ripeto, in attesa delle giornate più impegnative, davvero delle presenze straordinarie. Vi confermiamo che la prima settimana di dicembre si completa l'arredo di luci nella nostra città, a Pastena, a Torrione e a Piazza Portanova con l'albero e informiamo anche i nostri concittadini di tanti quartieri che un poco alla volta arriveremo a portare le luci anche in almeno una decina di altri quartieri, dai rioni collinari alla zona centrale, alla zona orientale, in maniera tale da avere la città illuminata al meglio per questo periodo. Avremo infine Capodanno in piazza, si stanno vendendo i pacchetti turistici legati all'evento del Capodanno in piazza. E come già verifichiamo ormai si riempiono gli alberghi non solo nella città di Salerno dove abbiamo una dotazione abbastanza limitata di alberghi in tutto il territorio provinciale. Abbiamo registrato un dato straordinario, abbiamo 7 volte di più bed and breakfast nella nostra città rispetto solo a 2 anni fa e abbiamo richieste allo sportello unico di apertura di bed and breakfast per decine e decine di nuove strutture. Davvero è tutto un movimento economico straordinario che siamo riusciti a mettere in piedi e che mi pare stia sorreggendo bene l'economia della nostra città. Ma vi ho già detto, siccome voi siete dei miscredenti, non ci credete, vi ho detto che non c'è nessuna città in Europa che abbia questa estensione di luci d'artista e non c'è neanche a Barcellona. Quando abbiamo deciso le nostre installazioni abbiamo fatto le verifiche in diverse città d'Europa, da Londra a Bruxelles, a Berlino, a Barcellona, a Madrid. Madrid ha qualcosa di molto importante e interessante, ma non a livello di Salerno come estensione lineare di luci d'artista. Ovviamente è una scelta che abbiamo fatto perché è l'unico evento di richiamo turistico che abbiamo e bisogna investire. La notizia che lei dava fa seguito alla cosa che abbiamo già rilevato nelle principali pubblicazioni turistiche d'Europa. La città di Salerno viene ormai individuata come meta turistica di interesse europeo, è una cosa che deve inorgoglirci. Un successo su luci d'artista, insomma, che va oramai ben oltre i confini nazionali. I vertici dell'Associazione Sanitaria delle Agenzie di Viaggio di Salerno sono stati alla Fiera di Barcellona dove gli operatori spagnoli sono rimasti sorpresi di questo evento, piacevolmente sorpresi anche perché loro ce l'hanno, è più piccolo e parte solo a dicembre. Ma questo per noi è un motivo di soddisfazione, però ci conferma quanto già noi almeno sapevamo, questo evento è riuscito davvero a cambiare lo scenario turistico della nostra città, a rilanciarla in tutti i settori più importanti del turismo nazionale ed internazionale. Noi spesso quando andiamo alle fiere, a Rimini di recente ad esempio, abbiamo l'opportunità
l'opportunità di ricevere i tanti complimenti da parte di istituzioni e di operatori di altre realtà che lamentano ovviamente l'assenza da loro invece la bellissima, restano estasiati della bellissima programmazione legata alle luci. Pertanto questo mi fa piacere, però ci conferma quanto un dato che diciamo sta diventando scontato per chi opera davvero e che invece è bene ripeterlo ai nostri concittadini per far capire qual è la straordinarietà di questo evento. Un evento che si arricchisce anche, insomma, si adegua alle nuove tecnologie per farsi conoscere meglio non solo su internet ma anche per chi in loco ha bisogno di approfondire gli argomenti e i temi delle luci. Ma sì, lo avevamo promesso, dovevamo fare quest'ultimo salto di qualità. Le persone, i turisti quando vengono a Salerno devono essere messi in condizioni di poter girare e fruire delle luci autonomamente. Quest'anno il salto di qualità si è incontrato con questo sviluppo della tecnologia che abbiamo portato a Salerno. Abbiamo installato, installeremo nei prossimi giorni, così da renderlo fruibile per fine mese, per il prossimo weekend, installeremo dei pannelli che consentiranno attraverso i cellulari, i palmari, di scaricare un QR code tutte le informazioni legate a quella singola luminaria, piuttosto che con la distribuzione di oltre 100.000 cartine che faremo girare in città attraverso una collocazione di infopoint distribuiti sulla città per dare informazioni e davvero coccolare il turista che viene nella nostra città. Avremo l'opportunità anche tramite la cartina di scaricare tutte le informazioni con QR code legate alle luci. Questo però per noi i giovani, per gli esperti di tecnologie, ma senza dimenticare ovviamente di consentire la fruizione, la stessa fruizione anche ai più anziani, a quelli che non hanno le capacità tecnologiche, perché ovviamente la cartina in sé contiene tutti i contenuti necessari per conoscere le luci, approfondire le luci.